del peggio dell'essere umano, quindi difficile debellarlo. Però con questo spettacolo i ragazzi hanno questo obiettivo, quello di porre l'attenzione su un fenomeno che se tutti insieme riusciamo ad unirci, forse riusciamo a debellarlo, forse. Pongo anche una riflessione, nel senso che è vero che c'è il bullismo a scuola, però è anche vero che poi il bullismo si porta anche nell'età adulta, cioè ci sono adulti un po' bulli. Eh sì, io sono una prova vivente del bullismo in età adulta, poi diciamo, perché poi sul lavoro, ho detto in varie interviste, sul lavoro c'è questo fenomeno, quando uno un po', ci sono dei termini che non potrei dire, quando uno passa per buono o comunque così ingenuo, viene appunto attaccato da quelli più... come possiamo definire? Io li definisco cretini, però sono i più prepotenti e il bullismo c'è ovunque, in ogni campo, in ogni gruppo di lavoro. Bisogna stare molto attenti perché il bullo poi si nasconde molto bene e viene, si protegge molto bene. Ultima cosa, sei stato bullo o bullizzato? No, allora, bullo mai, però più bullizzato, perché bullo non mi è mai appartenuto. Neanche a scuola? No, anzi, l'ho sempre reputato una cosa un po' cretina. E Enrico, durante questa stagione in televisione abbiamo visto anche del bullismo televisivo. Secondo te quanto è importante il ruolo della televisione, di fare della buona televisione? Beh sì, la televisione dovrebbe occuparsene un po', anche se ne occupa. Okay. E come ho detto in altre interviste, il bullismo insomma è presente un po' in tutti i campi, in tutti gli strati sociali, in ogni gruppo. Insomma, da noi ce n'è. Ecco, invece come un commentino su come sta andando questa avventura da opinionista, per te se non sbaglio, alla grande. Alla grande. Perfetto. Ma ce l'hai un episodio così da bullizzato particolare? Faccio sempre riferimento a un periodo particolare, professionale, in cui diciamo sono stato un po' oggetto, perché poi il bullismo non è soltanto quello che si vede nelle scuole, Cioè il bullismo c'è anche nell'ambito lavorativo, molti lo sanno. L'importante è individuare il bullo e provare a, come dire, a recintarlo, capito? Sai, devi fare un po' un recinto intorno al bullo e poi far capire al bullo che è un cretino fondamentalmente.